anche questa settimana noi vogliamo fare qualcosa per i nostri ospiti e Ninaia ovviamente è già sul viale del tramonto già da parecchio tempo. Pensate che gioca nel Meda in eccellenza, quindi diciamo se non si ricicla in qualche modo è finito. Piccini, l'avete già visto settimana scorsa, è una persona allo sbando, ma noi vogliamo darvi la possibilità di recuperare un minimo di dignità morale, personale e anche lavorativa. Allora andiamo col quiz che è, vediamocelo, vediamo la sigla. Potete diventare opinionisti come Paolo Tramezzani, è il massimo per uno che può aspirare, a cui può aspirare uno di voi. Allora, com'è il quiz? Proviamo i pulsanti. Perfetto, Piccini. Aspetta. Ninaia, no? Benissimo, bravo. Allora, vedrete un filmato, io vi darò tre opzioni, aspettate la fine delle tre opzioni, schiacciate e rispondete quale secondo voi è l'opzione giusta. Allora, vediamo il primo filmato. Vediamocelo. Vediamo, c'è il gol di Diego. E guardate in tribuna cosa succede. Secco rifiuta di dare la mano a Blanca. Allora, perché Secco rifiuta di dare la mano a Blanca? Allora, A, non sono d'accordo sul rinnovo del contratto di Fabio Cannavaro, Blanca lo vuole per 8 anni, Secco per 10. B, hanno litigato perché Secco sta cercando di rifilare a Blanca delle vecchie schede telefoniche di Moggi. C, Blanca è andato in bagno e non si è lavato le mani. Piccini? Andato in bagno e non si è lavato le mani, Blanca. Molto bene, risposta esatta, bravissimo. Molto, molto bene. Allora, seconda domanda. Andiamo con la seconda domanda. Allora, guardate questa giornalista. Arriva questo giocatore dell'Osasuna. Si può rivedere? Fatto. Ecco, vediamo la rallenti. Lei sta parlando. Cosa stava rivelando questa giornalista per scatenare la furia così veemente di questo giocatore dell'Osasuna? Ah, lui l'aveva scambiata per Alessia Tarquinio e voleva eliminarla. B, stava rivelando a tutti la loro storia d'amore, lui è sposato con Pedro Almodova. C, lei aveva appena detto in diretta che lui è il Bernacci spagnolo. Ugo? Sì. C, risposta esatta, bravissimo, molto molto bene. Allora, ultima, questa è la decisiva. Allora, vediamo un po' che filmato c'è. Mimun che parla con Lotito. Allora, Lotito cosa sta dicendo? Lotito a Mimun. Allora, vediamo. A, gli ha chiesto se prende al TG5 Pandev e Ledesma. B, Ubi Mimun, Bonamici Cessat. C, gli ha chiesto 5 euro per la benzina. Vediamo. Primo Piccini. Ha chiesto 5 euro per la benzina. Sbagliato. Ugo? C. Pensavo stesse cose. Voglio morire ora. È sbagliata quella che ha detto Piccini, è sbagliata. Avevi la possibilità di rifarti una vita. Sì, come io ho pensato stessa cosa. Stessa cosa, sì. Ho capito, ma è sbagliata, hai capito? Dovevi pensare la cosa che potesse essere giusta, hai capito? Sì. Mi dispiace, rimane ancora Tramezzani, il nostro opinionista. E a noi ci... A, a, mi chied- cioè, chi